innesto un po' particolare, ossia l'innesto a foro meccanico, cioè dire, è un innesto dove praticamente abbiamo bisogno di un trapano o di un avvitatore e delle punte. Quindi dobbiamo munirci di un avvitatore a batteria come questo e due o tre punte di diametro diverso da utilizzare in base al diametro della marza. È opportuno magari avere anche uno svasatore come questo, che una volta fatto il foro praticamente noi lo rendiamo il foro leggermente conico. È un innesto chiaramente laterale, quindi poiché si fa lateralmente al tronco, quindi non c'è bisogno di capitozzare il portainnesto. È un innesto che si fa in riposo vegetativo delle piante, per cui direi che il periodo ideale è febbraio-marzo. Adesso vi farò vedere come si esegue, per cui vi invito a seguirmi un attimo. Tiriamo via tutte le branche laterali. Sempre a livello del collare. Verifichiamo il diametro della marza, che deve essere uguale, ecco, questa qua è perfetta. Pratichiamo al centro del... Andiamo giù un centimetro, non di più. Facciamo lo svasatore. Tireremo via un anello di corteccia facendo un taglio circolare e poi eliminando la corteccia. Lasciamo due o tre gemme. Lo lasciamo un po' più lungo il taglio perché dobbiamo picchiettare. Bene, facciamo l'altro. E qua lasceremo due o tre gemme. Ecco, questa è leggermente più piccola. L'importante è che almeno una parte ricambia con base, per cui dovrebbe essere sufficiente il fatto che combaci solo da questa parte.
Bene, facciamo un altro da questa parte qua, solo che questo qua è un po', non ho una marza adeguata a questa. Il foro lo faremo non nel punto dove nasce la branca, ma lo faremo, possiamo farlo qua, magari lo facciamo più in su qua. Mettiamo allo scoperto il cambio, così puliamo un pochino. Troviamo una marza che possa andare bene per questo. Direi che questa va bene. Anche qua tireremo via circa un centimetro di corteccia. Bene, andiamo su. Ecco il cambio. Il cambio si trova in questa posizione qua. Rifiliamo sempre il bordino per avere ok, vediamo se va quella che avevamo preparato prima. Un po' grandina, direi che possiamo togliere un pochino. Bene. A questo punto direi che possiamo capitozzare con questo punto e fare un innesto a triangolo. Rifiniamo sempre i bordi.
metteremo tassello di legno. Controlleremo che il cambio della marcia che vado a combaciare procederemo alla legatura. Bene, arrivato alla fine, lasceremo come sempre l'anello e tiriamo. Procederemo alla al mastice, ricoprendo tutte le superfici tagliate. Mettiamo il mastice dappertutto, qua dove abbiamo fatto gli innesti. Bene, l'innesto è finito. Abbiamo innestato direttamente le branche laterali sul fusto. In alto abbiamo praticato l'innesto a triangolo per avere il prolungamento della branca. Le marce inserite non sono tutte della stessa varietà, quindi abbiamo diverse varietà e quindi se l'innesto va a buon fine avremo una pianta che produrrà diversi tipi di mela. Io ho tentato di ricostituire le branche lasciando il tronco del portainnesto e poi come prolungamento del tronco ho fatto l'innesto a triangolo in testa. Ecco, vediamo qua l'esito del nostro innesto. Gli innesti sono partiti abbastanza vigorosamente. Anche l'innesto a triangolo vediamo che è partito molto bene. Direi che la percentuale di attecchimento di questi innesti è delle circa il 70%. Abbiamo qua un fallimento. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti di questo tipo di innesto. Adesso possiamo anche cominciare a diradare qualche germoglio. Quindi cosa dire, vale sempre la pena tentare questi esperimenti per verificare appunto
validità o meno di queste, di questi interventi. Bene, anche per questo video ho concluso. Come sempre vi do appuntamento al video successivo. Un saluto a tutti. Ciao.